la pandemia, poi la guerra in Ucraina e infine l'impennata della inflazione. In 3 anni, 3 catastrofi hanno fatto a pezzi il tessuto sociale globale. Lo rileva l'ultimo rapporto sulla povertà delle Nazioni Unite, secondo cui questo vero e proprio shock globale tra il 2020 e la fine del 2023 farà cadere in condizioni di estrema povertà 75 milioni di persone, costrette a vivere con meno di $2,15 al giorno. Altri 90 milioni si ritroveranno invece al di sotto della soglia di povertà con $3,65 al giorno. Un totale che porta a 165 milioni il numero dei nuovi poveri nel mondo dal 2020 e, secondo le stime, il futuro non porterà alcun miglioramento, almeno nel 2023, anche se gli investimenti e riforme sociali di diversi paesi in via di sviluppo hanno impedito numeri ben peggiori. Oltre alla povertà, pandemia, guerra e inflazione hanno aggravato, secondo i numeri dell'ONU, anche il problema della fame, che oggi minaccia 122 milioni di persone in più rispetto al 2019, per una media globale che arriva a 735 milioni di persone e che colpisce soprattutto Asia e continente africano. L'appello dell'ONU davanti a questa crisi senza precedenti è per un cambio di rotta che garantisca gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e che includa anche una pausa nel rimborso del debito per i paesi dove l'indice di povertà è fortemente correlato ad alti livelli di indebitamento e a scarsa spesa sociale.